Buongiorno a tutti, benvenuti a questa puntata del Caminetto di Adam, che è una trasmissione che è organizzata da Adam Smith Society. Io sono Alessandro De Nicola, con me c'è il mio compare Alessandro Barbera, che vi saluta, Buongiorno, buongiorno. editorialista e inviato della Stampa, e oggi abbiamo come ospite, ringraziamo, dottor Valerio Regina, che ha un curriculum esteso, ma diciamo che la sua attività professionale, diciamo, principale è quella di senior partner o country manager, se si preferisce, della società di executive search e consulenza Egon Zehnder. E in più, che uno, lo dico perché in qualche modo la conversazione toccherà questa sua competenza, è vicepresidente di Confindustria con delega al settore dell'energia, che naturalmente in questo periodo fa molto discutere e fa molto preoccupare. Quindi grazie di essere intervenuto al dottor Regina. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, io comincerei con una domanda un po' generale e chiederei intanto di inquadrarci un po' la storia, come siamo arrivati a questo, come mai c'è questo aumento molto sensibile dei prezzi del gas che tra l'altro sta mettendo in difficoltà non solo filiere di aziende, ma anche gli operatori del settore, molti addirittura stanno accedendo a procedure concorsuali. Insomma, come si è arrivati e qual è a breve termine e invece a medio-lungo termine la strategia per arrivare a una politica energetica che salvaguardi il clima, che non ci faccia rimanere al freddo e che non abbia così, le famose conseguenze non intenzionali che per fare troppo gli schizzinosi, alla fine per rimediare andiamo a consumare più carbone che tutto il resto. Quindi, prego. Sì, naturalmente sono domande molto ampie che presupporrebbero, come dire, una discussione Certo. lunga e approfondita, però indubbiamente, giusto per ricapitolare, il prezzo dell'energia elettrica in Italia, così come in Europa per altri fattori, è ampiamente cresciuto e questo è dovuto al balzo che ha fatto il prezzo del gas naturale, che fino ai primi mesi del 2021 era rimasto abbastanza contenuto e si è progressivamente impennato a partire da maggio. Oggi è la commodity, il gas naturale, che ha subito e che mostra il rincaro maggiore, nonostante un piccolo calo che c'è stato a novembre, stiamo parlando comunque di un prezzo che è quintuplicato rispetto al 2019, diciamo l'anno pre-pandemia di riferimento, ecco, non vorrei prendere il 2020, che naturalmente è un anno falsato dalla chiusura di molti impianti. Il balzo del prezzo del gas ha trascinato anche, per un effetto di spillover, anche il prezzo del petrolio, e quindi siamo saliti in ottobre. Il prezzo ha avuto uno slancio da 75-84 dollari dopo una quasi stabilizzazione che durava da alcuni mesi. Perché è rincarato il gas? Il balzo del gas è dovuto a una certa misura a questioni geopolitiche, le tensioni naturalmente tra l'Unione Europea e la Russia, e sottolineo questo aspetto perché in realtà noi stiamo parlando di una situazione che essenzialmente è un problema europeo. Mentre diciamo negli altri continenti il prezzo del gas, un po' per utilizzi diversi, ma anche per la presenza dello shale oil negli Stati Uniti, ha avuto degli aumenti, ma non ha avuto degli aumenti di queste proporzioni, che peraltro è uno dei temi complessi in termini di sistema competitivo complessivo anche del nostro sistema industriale, perché oggi l'Europa è fortemente svantaggiata, diciamo, rispetto al resto del mondo. A situazioni geopolitiche si sono anche aggiunte una serie di considerazioni tecniche: il basso livello delle scorte,
Il calo del vento nel nord Europa che ha fermato i grandi impianti di rinnovabili eolici, i giacimenti olandesi che sono andati a esaurimento, quindi è mancata una grande quantità di gas che proveniva dai giacimenti marittimi olandesi, e quindi inevitabilmente siamo diventati più dipendenti da una fonte unica, cioè la Russia, in un momento di tensione geopolitica internazionale. Quindi diciamo questo ha avuto un effetto esplosivo, come mai avevamo avuto diciamo negli anni precedenti e nelle decadi precedenti, cioè questo livello di crescita, che ha portato poi alla fine progressivamente il gas a costare a delle punte del 650% e un'energia elettrica che progressivamente si sta scaricando del più 500%, che per l'Italia purtroppo, se scendiamo diciamo e lo riconduciamo al nostro paese, è doppiamente negativo, perché noi siamo un paese che produciamo a gas per il maggior numero di ore, e quindi il cosiddetto PUN, il prezzo unico di riferimento, lo facciamo sulla componente gas. Le rinnovabili, sui quali diciamo abbiamo fatto un grandissimo sforzo in questi anni e che ci sono costate fino adesso qualcosa che forse ci siamo dimenticati, ma è equivalente a un PNRR, perché adesso abbiamo speso quasi 200 miliardi per supportare i conti energia e altri, un altro centinaio li dovremo spendere da qui al 2035, nel complesso avremmo speso 300 miliardi di euro, cioè un piano Marshall diciamo per sostenere finanziariamente l'espansione delle rinnovabili. Non hanno fatto certamente dei progressi, ma non hanno fatto progressi tali da diventare prevalenti rispetto alla produzione del gas, e quindi il gas è ancora determinante per il prezzo. Quindi questa è la situazione. Credo che l'Europa l'abbia affrontata con una certa leggerezza all'inizio, no? Pensando che, come spesso succede, fosse dovuta alla ripresa economica, che è certamente importante, ma fosse di natura temporanea, no? Che poi in realtà diciamo dovesse passare a nottata, e con l'arrivo della primavera tutti questi picchi andavano, come dire, a risolversi da soli. Noi riteniamo, ma questo pur non essendo neanche io diciamo un esperto di trading energetico, che certamente i picchi che abbiamo visto andranno a limarsi, si stanno già in parte limando rispetto a quelli che abbiamo visto a novembre e dicembre, dove abbiamo raggiunto anche 180-190 euro a megawattora. Oggi il gas diciamo sta intorno agli 80, ha avuto qualche picco l'altro giorno a 90, diciamo dopo l'ulteriore complicazione del dibattito, chiamiamolo così, Ucraina-Russia, però siamo comunque a 4 volte i 20 euro di 2 anni fa, però siamo alla metà diciamo di novembre, quindi alcuni picchi si stanno limando, ma il prezzo rimarrà strutturalmente alto. Questo anche per una considerazione strutturale, che il mondo chiede più gas. Per favorire la transizione energetica, per esempio della Cina, ma anche della stessa Germania, la richiesta sarà di maggior gas, e naturalmente per quanto si può tirare dai giacimenti di gas, non si sono fatti neanche negli ultimi anni grandi investimenti, e quindi la domanda comincia a essere molto sostenuta rispetto all'offerta. Dottore Cipri, la posso interrompere? Sì, per banco. Quanto strutturalmente alti? Cioè che cosa, quanto ipotizziamo diciamo di qui a un anno, di quanto resteranno più alti rispetto ai prezzi pre-pandemia? Ha detto adesso che siamo al quadruplo, diciamo. Sì, noi diciamo se rimanessimo a questi livelli sarei soddisfatto, però è difficile anche se guardiamo i future, no? Cioè io le do, diciamo, abbiamo fatto delle previsioni. Cioè, secondo lei, quindi nel corso di quest'anno rimarranno sostanzialmente circa 4 volte i prezzi pre-pandemia? Sì, più o meno. E noi abbiamo fatto, diciamo, una stima per il sistema industriale. Le do una, diciamo, il prezzo delle sole 2 commodity, quindi di energia e gas, nel 2019, cioè l'anno pre-pandemia, quindi un anno normale, è stato di 8 miliardi di euro.
Nell'anno pandemico, essendosi fermati, diciamo, alcuni impianti, insomma, l'Europa si è fermata ed anche ci sono stati dei cali del prezzo, siamo andati intorno ai 5 miliardi di euro. Il 2021 è l'anno in cui abbiamo avuto il primo balzo, nonostante i cosiddetti contratti a lungo termine, poi sui quali ci torno, del sistema industriale, siamo balzati a 21 miliardi. E nel 22, siccome andranno a scadenza tanti di questi contratti bloccati, prevediamo la spesa di 37 miliardi di euro, per poi ritornare nel 2024 intorno ai 21-22. Quindi, scusi, nel 2023-2022, e poi i prezzi si assesteranno un po'. Poi da che cosa dipenderà? Dipenderà da tanti fattori, compreso quelli geopolitici che oggi i future non catturano, perché abbiamo delle indicazioni sui future, sulle materie prime, però oggettivamente se dovesse esplodere o aggravarsi la situazione ucraina, inevitabilmente avrebbe un impatto. Se l'espansione cinese continua con questa rapidità in termini di conversione dal carbone al gas, naturalmente richiederanno altro gas. È il momento, diciamo, da parte del paese, da parte dell'Europa, ma anche di un paese come noi, come il nostro, di mettere mano strutturalmente alla questione. Cioè non possiamo immaginare di mettere a repentaglio il sistema industriale pensando che questa è una situazione che ogni tre mesi o può cambiare. Avrà i suoi alti e bassi, ma strutturalmente non torneremo al prezzo di. Lei prima diceva che questa cosa che ormai è nota anche a noi che non siamo esperti della materia, che il prezzo del gas, il prezzo dell'energia è essenzialmente governato dal prezzo del gas, e che siccome il prezzo del gas sta aumentando da un lato per un collo di domanda, cioè da un eccesso di domanda sull'offerta, e dall'altra dalla tensione ucraina, la domanda che le chiedevo, ma la questione che mi interessava approfondire è c'è la possibilità che questa, diciamo, composizione del prezzo possa cambiare, o senza entrare troppo nei tecnicismi, o invece è probabile che questa, diciamo, dinamica di composizione del prezzo rimanga tale, perché? Beh, sono regole, diciamo, questo è un mercato molto regolato, è molto regolato anche a livello internazionale, naturalmente. Noi dipendiamo da un sistema di mercato che si è stratificato negli anni. Adesso il ministro Cingolani le risponderebbe, diciamo, in maniera così secca, dobbiamo sganciare il prezzo dell'elettricità dal gas e legarlo anche alle nuove fonti di energia, no? Cioè, paradossalmente. Se idealmente fosse possibile legare il prezzo dell'energia elettrica al nucleare, avremmo un costo dell'energia elettrica più basso, perché è una questione di come posizioni il tipo di mercato. Se lo posiziona poi rispetto alle rinnovabili, ancora meglio. Detto questo, diciamo, è certamente qualcosa sulla quale possiamo lavorare, devono lavorare a livello europeo, insomma, non è semplicissima da realizzare, no? Perché quello che dobbiamo fare, diciamo, nel medio termine è, prendendo in considerazione il fatto che il gas sarà per lungo tempo, diciamo, il vettore della transizione, è il vettore più pulito tra i carboni fossili e quindi inevitabilmente è quello che utilizzeremo, diciamo, per lungo tempo. Dobbiamo da una parte costruire un mercato più liquido del gas. Oggi il Marco Alverà, in un'intervista, ha parlato del tema degli stoccaggi europei, cioè di una politica di stoccaggi europei comuni, con un sistema che permetta di accumulare le scorte di gas anche nei mesi estivi, dove si consuma meno, e quindi di avere un livello di scorte più alto. Noi siamo arrivati all'inizio dell'inverno, uno dei motivi per cui il prezzo si è alzato, e siamo arrivati con scorte europee bassissime, al minimo storico. Perché anche lì si è fatta speculazione di un certo tipo, quindi bisogna creare un sistema, certamente bisogna diversificare le fonti di approvvigionamento. Guardi, e su questo l'Italia può giocare un ruolo importante, perché io su questo insisto, noi abbiamo
mancato di adottare una vera politica energetica e una vera politica di sicurezza degli approvvigionamenti. Abbiamo pensato che poi alla fine, come al solito, non fosse una priorità e che tanto col gas russo non ce l'avrebbero mai fatto mancare, ci sarebbe arrivato in quantità enorme a un prezzo giusto. In realtà abbiamo dimenticato di essere un paese al centro del Mediterraneo, che ha potenzialità, diciamo, per diventare il vero hub del gas. Noi oggi ci sono dei momenti di alcune giornate che abbiamo il prezzo del gas, grazie al TAP, e per fortuna l'abbiamo fatto, grazie al TAP noi abbiamo un prezzo ogni tanto del gas più basso di quello europeo e siamo esportatori verso Svizzera e Austria di gas, proprio perché riusciamo ad avere dal TAP un prezzo che mediato ci permette di venderlo, di passarlo a prezzi più competitivi. Noi dobbiamo, in sintesi, che la nostra ricetta, sulla quale Confindustria sarà ferma proprio con... e che il governo condivide, peraltro, solo bisogna passare, diciamo, all'execution, è A1 di aumentare la produzione nazionale. Noi producevamo 21 miliardi di metri cubi fino ad alcuni anni fa, oggi ne produciamo 4. Quindi almeno raddoppiare, diciamo, la produzione e portarla a 8, e quando entrerà in funzione il giacimento al largo della Sicilia, il Cassiopea, arriveremo a 10. Bisogna aumentare il TAP, portarlo velocemente, questo lo possiamo fare, a 10 miliardi di metri cubi e ne avremmo 20. In futuro, con un po' di investimenti, ma senza ulteriori squilibri, portare il TAP fino a 20 miliardi. Quindi da tutto questo abbiamo i due rigassificatori che oggi portano 15 miliardi di metri cubi. Potremmo anche pensare di rimettere in funzione il progetto di Port & Kedovre e portare un altro rigassificatore da 8 miliardi e svincolarci, non dico totalmente dalla Russia, ma diventare davvero... Noi ne consumiamo circa 70 miliardi di metri cubi, quindi L'aumento della produzione interna? L'aumento della produzione interna, diciamo, nel giro di 15-18 mesi, noi abbiamo fatto uno studio con il principale operatore che ha i giacimenti scoperti e non esauriti, che è l'ENI, con un investimento di 2 miliardi che l'ENI, diciamo, metterebbe in campo, e 15-18 mesi noi potremmo raddoppiare la produzione italiana. Quindi, questo avrebbe un impatto sui prezzi? Questo ha un impatto determinante sui prezzi, peraltro noi chiediamo anche che questa produzione venga rilasciata al sistema industriale con dei prezzi di riferimento alla produzione. Perché, guardi, poi uno degli elementi importanti da capire è che qui stiamo parlando di volumi, diciamo, che riguardano, di prezzi che riguardano il mercato spot. Poi però questi sono prezzi ingannevoli, perché alcuni paesi hanno adottato delle politiche industriali, la più straordinaria l'ha fatto la Francia, che è dotata di una produzione nucleare. Che cosa ha fatto la Francia? La Francia produce 400 tera l'anno, ne consuma per il sistema industriale poco più di 100. Hanno deciso, diciamo, con una decisione, diciamo, ai limiti dei famosi aiuti di Stato, hanno preso questi 100 tera destinati al sistema industriale, li hanno stoccati virtualmente, come se si potesse stoccare in un magazzino, e li hanno rilasciati al sistema industriale a prezzo di produzione elettronucleare, che è di 42 euro a megawattora, contro i 200 di mercato. Quindi hanno messo in sicurezza le forniture e hanno rilasciato, diciamo, un prezzo che è compatibile, diciamo, hanno fatto politica industriale. Lo possono fare certamente perché hanno la produzione nucleare che noi non abbiamo, però detto questo hanno fatto una mossa coraggiosa, capendo che oggi se non metti in sicurezza il sistema industriale non solo crei tutti i problemi di lavoro, di occupazione e quant'altro, ma quelli che riescono poi a scaricare, perché due saranno le cose: o chiudi le aziende o scarichi i prezzi al mercato. Se li scarichi i prezzi al mercato, aumenteranno i costi per i cittadini, aumenterà l'inflazione, aumenterà il costo del lavoro, aumenterà i tassi di interesse. Un paese indebitato come il nostro non se lo può permettere. Io questo col presidente Draghi, noi siamo stati chiarissimi, cioè deve guardarlo la politica energetica oggi come la politica centrale economica del paese, perché se non riusciamo a intervenire alla fonte, inevitabilmente questi costi si scaricheranno. Per non parlare anche
che è un dato importante, di che cosa si sta riversando in Russia. Cioè, la Russia avrà quest'anno oltre 600 miliardi di dollari di maggiori introiti, senza un investimento in più. Cioè, anche questi aspetti che oggi preoccupano tantissimo gli Stati Uniti, tant'è vero che gli Stati Uniti sono proprio, il presidente Biden sta facendo un giro di incontri con il Medio Oriente proprio per trovare fonti di approvvigionamento di gas alternativi, perché non solo c'è un problema di sicurezza, ma c'è anche un problema di garanzia del sistema geopolitico mondiale, perché non possiamo sbilanciare improvvisamente, diciamo, una massa di denaro impoverendo, diciamo, l'Occidente e arricchendo, diciamo, qualche Stato. Poi peraltro gli Stati, guardi, che hanno tanto gas sono essenzialmente Russia e Iran, che devo dire, diciamo, dal punto di vista democratico, diciamo, non brillano. Ecco. Sì, infatti è assurdo che un sistema economico che dimostra limiti enormi, che non cresce, che non riesce a produrre niente di esportabile, perché nessuno compra niente made in Russia se non è vodka o qualche colbacco, poi grazie a questo comunque riesce ad avere casse piene e a finanziare anche il militarismo che lo contraddistingue. Quindi diventa una questione sia economica che, come certo, ricordato, anche di politica e di sicurezza. Passo a un secondo tema, perché vogliamo rimanere all'interno del, come dire, del tempo che ci siamo assegnati per rendere godibile la nostra conversazione. Le relazioni industriali. Allora, mentre a un certo punto in autunno sembrava ci fosse un po' di fibrillazione dal punto di vista delle relazioni industriali, quindi i sindacati erano abbastanza in fibrillazione e c'erano previsioni catastrofiche da parte di, soprattutto di Landini, sul fatto che finito il blocco dei licenziamenti, sono stati licenziamenti in massa, le persone per la strada e così via. Invece le ultime statistiche dell'Istat ci dicono che, diciamo, l'occupazione purtroppo non cresce tanto, però se cresce, cresce il lavoro dipendente e invece diminuisce il lavoro autonomo. Peraltro abbiamo un problema demografico molto forte, che è stato ben sottolineato da vari studiosi, nel senso che anche se il tasso di disoccupazione resiste, ma in realtà abbiamo meno lavoratori, ma semplicemente perché vanno in pensione molto di più di quelli che entrano nel mercato del lavoro. Quindi abbiamo comunque una situazione molto difficile, che richiede interventi di politica economica. Non stiamo qui a ricordare tutto quanto, dalla formazione, alla politica, per l'immigrazione, tutto. Però proprio soffermandoci sul tema delle relazioni industriali, come può, a tuo parere, quale sarebbe la via costruttiva per cercare di risolvere un po' assieme? Già per esempio lo fate nel settore dell'automotive, imprenditore e sindacati. Quale potrebbe essere un modo costruttivo, pur nella differenza di interessi, perché gli interessi sono diversi e ci mancherebbe, la società liberale anzi pensa che sia bene che non sia un unico organo platonico la società, ma pur nella differenza di interessi, come vedi così un'azione in qualche modo costruttiva delle parti sociali? Ma noi immaginavamo e ancora immaginiamo che il sistema delle relazioni industriali vada inserito in quello che abbiamo definito il patto per l'Italia, proprio perché davanti abbiamo delle sfide che sono epocali. Basta pensare alle due transizioni che abbiamo davanti, quella digitale e quella energetica, sono talmente, diciamo, delle scalate complesse che richiederebbero, diciamo, che il sistema delle relazioni si è inserito
in un contesto di visione quasi unica, dove peraltro, poi ci ritorno, io faccio fatica a trovare i punti di disaccordo, se non quelli più formali, ma noi dovremmo davvero camminare insieme, diciamo, con parti datoriali e parti sindacali, per decidere anche come affrontare queste due grandi sfide che abbiamo davanti, oltre a quelle naturalmente di trasformazione del nostro sistema industriale. Non è davvero il momento, diciamo, di confronti ideologici, che un po' ci sono stati su alcuni provvedimenti del governo. Ricordavi quello dei licenziamenti, che a nostro avviso, ma perché abbiamo il polso nelle aziende, eravamo sicuri che non avrebbero creato, diciamo, alcun problema. Non conosco nessuno, diciamo, che dei miei colleghi imprenditori che era pronto alla data o il giorno dopo della data di scadenza a presentare decine di licenziamenti. O purtroppo i casi gravi erano gravi anche prima, cioè indipendentemente, e ce li ritroviamo anche tutti, ma sono casi di società che sono uscite fuori dal mercato, che non hanno ragione di esistere, e che peraltro è anche sano che muoiano, perché le aziende nascono, crescono, ma anche muoiono, o si trasformano. Cioè, io ricordo sempre, e lo ricordo anche ai miei amici sindacalisti, che se uno guarda le prime 500 aziende di Fortune, no, e guarda i 30 anni precedenti, guarda oggi, diciamo, a quell'elenco, troverà che il 75% di loro o non ci sono più, o hanno cambiato nome, o ce ne sono completamente nuovi. Quindi anche a livello delle grandissime aziende, le aziende ti si trasformano, prevalgono. Quindi pensare, diciamo, a dei processi che non mutano nel tempo è come dire, è utopistico e anche un po' cieco. Devo dirti però che, nonostante, diciamo, questa visione comune, non abbiamo fatto grandi passi avanti, perché poi le organizzazioni, diciamo, si sono focalizzate, le organizzazioni sindacali, diciamo, su temi anche di minor dettaglio, su temi, diciamo, vedi quello delle pensioni, diciamo, poco attinenti, diciamo, allo sviluppo e a quello di cui ci stiamo parlando. Io però sono confidente, perché su tantissimi argomenti che riguardano lo sviluppo industriale del paese, prendo quello della formazione. Io peraltro sono presidente del fondo più importante italiano di formazione, che è quello tra Confindustria e le tre forze sindacali, quello che lavora col famoso 0,30%. Noi rappresentiamo 5 milioni di lavoratori e 220.000 imprese. E devo dirti che investiamo 400 milioni l'anno in formazione, no? Quindi siamo tra i propulsori più importanti. Peraltro ci candidiamo a gestire anche il Fondo Nuove Competenze, ci candidiamo a gestire anche, questa può essere una novità, anche la formazione della pubblica amministrazione, che è un tema che ci sta particolarmente a cuore, quindi di mettere a disposizione della pubblica amministrazione, ne sto parlando col ministro Brunetta, la competenza privata, proprio per questo, diciamo, tra parentesi, perché riteniamo che senza una pubblica amministrazione moderna e adeguata, diciamo, anche le imprese fanno grande fatica. Ecco, su quel terreno di confronto io devo dire che il clima di collaborazione è fortissimo, così come quando analizziamo, io spesso, diciamo, affronto anche i temi dell'energia, della visione, della transizione con loro, troviamo tanti punti di incontro. Poi però, diciamo, è faticoso il processo di trovare tutto questo in uno spazio comune, moderno, dinamico, che tenga conto dell'innovazione, della modernità. Si fa fatica, perché poi alla fine a volte le classi dirigenti non riescono forse a interpretare completamente i cambiamenti, che forse sono più veloci nel basso. Sono preoccupato del futuro, ho paura che si riapra presto nel paese, ne sento tutti i sentori, di nuovo il tema salariale.
perché indubbiamente noi abbiamo un'inflazione dichiarata, ma abbiamo forse un'inflazione reale che è ben differente, quindi non faccio fatica al pensare che oggi alcune classi stiano veramente faticando davanti a aumenti della bolletta, aumenti del costo anche dei beni alimentari più diffusi. Però lì la strada, più che aumenti salariali che oggi le imprese difficilmente potranno affrontare, va trovata insieme sulla riduzione del cuneo fiscale e riprendere una battaglia nella quale non ci siamo riusciti, perché noi assieme eravamo sullo stesso fronte, diciamo, per questa finanziaria, quando gli 8 miliardi preferivamo che fossero stati utilizzati per la riduzione del cuneo fiscale piuttosto che una riduzione a pioggia di IRPEF che ha portato qualche decina di euro nelle tasche, diciamo, generalizzate, compreso le nostre, che diciamo siamo professionisti ad alto reddito che non ne abbiamo bisogno, invece probabilmente messi sul cuneo potevano dare una spinta maggiore e dare maggior potere d'acquisto. È una battaglia che dobbiamo riprendere, è una battaglia che possiamo riprendere insieme per una stagione anche di relazioni industriali che sia, ripeto, più, non voglio utilizzare la parola collaborativa, ma capace di interpretare in maniera univoca i cambiamenti cui citiamo. Noi siamo in un momento adesso, è brutto dirlo con retorica, ma epocale, davvero epocale. Grazie, cioè, ma lo diciamo sempre, ma questa volta è davvero importante. E le trasformazioni che stanno avvenendo non ce ne rendiamo neanche conto. Quindi sono anche il modo con cui ci parliamo adesso è una trasformazione di cui è arrivata talmente dirompente, ma che è arrivata dirompente anche nel mondo del lavoro. Quindi la riorganizzazione del sistema del lavoro con lo smart working, con le capacità anche di formazione a distanza. Noi abbiamo fatto fatica a far passare i principi della formazione a distanza, perché per il sindacato la formazione era tutta fisica e nell'orario di lavoro. No, adesso può essere digitale e può avvenire anche fuori dall'orario del lavoro. Cioè, ma sono passaggi culturali faticosissimi, ma ai quali dobbiamo lavorare tutti insieme per assicurare questa trasformazione. Bene. Un'ultima cosa, dottor Regina, sì. Relativamente alla questione dei rapporti col governo e con i sindacati. L'impressione è che ci aspettano dei mesi molto complicati, perché l'inflazione sale, la spesa non può crescere più di tanto, abbiamo da fare il recovery plan, la BCE smetterà di acquistare titoli pubblici probabilmente comunque nelle dimensioni in cui l'ha fatto negli ultimi 2 anni, non lo farà più, i prezzi di energia rimarranno stabilmente alti. Se lei dovesse dire... E in più aggiungo che ci saranno necessari degli investimenti mostra per assicurare le due transizioni. Le transizioni di cui parlava poco fa. Se lei dovesse dire qual è la richiesta, ciò che Confindustria chiede al governo, perché abbiamo rischiato di trovarci senza governo e forse una delle ragioni per le quali non siamo rimasti senza governo non ha solo a che fare con le dinamiche politiche e sul fatto che il Parlamento è scelto per Mattarella, ma anche perché un po', come dire, il mondo politico, viva Dio, si è accorto di che cosa stava per arrivare sul paese. Se lei dovesse dire quale sarà la linea di Confindustria nei prossimi mesi per affrontare tutte queste emergenze, lei come la sintetizzerebbe? Guardi, una visione strutturale del futuro, cioè avere un'idea chiara di dove portare il paese. E poi tutto diventa conseguente, cioè diventa conseguente una politica energetica, diventa conseguente una politica dei salari, diventa conseguente una politica degli investimenti. La paura, però, le devo anche dire che innanzitutto il governo ha un respiro corto, per quanto autorevole, perché comunque è proiettato verso una campagna elettorale che non sarà una campagna elettorale facile, non è nessuno in Italia, ma questa, diciamo, e rispetto a 4 anni fa è uno sconvolgimento totale. Poi io le dico di più politicamente. Io sono anche, sono tra quelli che in Confindustria, diciamo, questo tema lo affronta e lo analizza. Io sono molto preoccupato del dopo elezioni,
perché la riduzione del numero dei parlamentari ci consegneranno dei parlamenti ingovernabili o con delle maggioranze molto molto deboli. Oggi vedevo le proiezioni che qualcuno ha già fatto, diciamo, sul Parlamento, ma con un Parlamento di 400 deputati e un Senato di 200, nella storia italiana, non siamo negli Stati Uniti, dove si può avere anche un Senato con un senatore di maggioranza, perché tanto c'è un presidente eletto, diciamo, direttamente dai cittadini, in un sistema come il nostro noi rischiamo di avere un, diciamo, non solo un Parlamento imballato, ma un governo totalmente alla stregua di 4-5 senatori e di 10 deputati che si spostano da una parte all'altra. Quindi questo mi spaventa ancora di più in termini di stabilità, in termini di visione, che è quella che ci manca. Cioè noi su tutti i grandi processi di trasformazione, non solo quelli del PNRR, che paradossalmente è anche breve il PNRR, perché il 2026, fin dei conti ci siamo, ma noi abbiamo bisogno di scaricare a terra, guardi, le do solo un numero, solo per la transizione energetica, cioè per gli investimenti al 2030 previsti dal meno 55%, il Paese deve investire 1.100 miliardi e sono soldi tutti privati, e le parlo naturalmente della trasformazione a mobilità elettrica, i processi di decarbonizzazione, l'efficienza energetica, cioè per raggiungere quei target che ci siamo dati. Non parliamo di 30 anni, parliamo di 8 anni, in fin dei conti. Trovare nelle pieghe dei bilanci, con i bilanci messi in queste condizioni, diciamo, tante risorse, io la trovo una delle imprese più difficili che abbiamo davanti a noi. Quindi la stagione davanti non è solo una stagione di definire calda, perché noi di tutto abbiamo bisogno, ma abbiamo bisogno di avere una stagione calda, abbiamo bisogno di avere tante persone responsabili che ci sanno accompagnare dove dobbiamo andare, che hanno chiaro in mente dove dobbiamo andare, e poi diciamo le politiche, noi chiediamo politiche strutturali, chiediamo riforme, non chiediamo prebende. Diciamo sarà una Confindustria naturalmente per il rimanente periodo del presidente Bonomi, ma anche di quella che verrà successivamente, propositiva, attenta. Io ho detto a tutti, sulla politica energetica probabilmente noi saremo il baluardo italiano, perché siamo gli unici che conoscono bene le realtà del sistema industriale, sanno quando potranno trasformarlo, sia dal punto di vista di produzione che di consumo, e abbiamo chiara l'idea di qual è la politica energetica del paese. Quindi noi dobbiamo essere un punto di riferimento anche per il governo, ma ce lo chiedono loro, quindi credo che abbiamo una grande responsabilità, noi e le organizzazioni sindacali, di presentarci uniti con un'idea chiara e cercare di supportare un governo che io mi auguro sia diverso in termini di prospettive e in termini di stabilità, ma ho paura che non sia così. Grazie. Con questa nota che... di ottimismo. È la realtà. Di realismo. È un pessimismo apprezzabile, perché e comunque anche negli Stati Uniti si è visto che se hai solo un senatore di maggioranza, un senatore per di maggioranza come ha il Partito Democratico, che in realtà sono 50 e 50, però può contare sul voto del vicepresidente in caso di parità, se ne hai solo uno, basta quell'uno che non sia d'accordo con il presidente e tu, la grande riforma di Biden, che comportava 2.000 miliardi di dollari di investimenti, si è bloccata senza colpo ferire. Vabbè, la riforma elettorale si è bloccata, appunto, e basta uno che sia un po' Ma guardi, io stubborn. Sono tra quelli anche in Confindustria che sostiene che oltre, diciamo, il fatto che Draghi non sia andato alla presidenza della Repubblica, diciamo, ci ha tolto un grande uomo dalla presidenza della Repubblica, però ci ha assicurato una grande personalità anche per il dopo, soprattutto, perché io ho paura che ci troveremo in situazioni in cui le due coalizioni si dovranno rompere e riformare di nuovo, e quindi un uomo come lui ci può essere molto molto utile. Bene, grazie molto, veramente è stata una chiacchierata molto intensa, molto informativa. Adesso il nostro video
sarà disponibile sui canali di YouTube, su LinkedIn, Facebook, Twitter, nonché sul nostro sito www.adamsmith.it, e naturalmente chi vuole diffonderlo, richiederlo, è libero di farlo. In questo caso, diciamo, è un bene pubblico, è uno dei pochi beni pubblici che ammettiamo. Quindi ringraziamo molto il dottor Regina per la sua cortesia e la sua chiarezza e lucidità, e con Alessandro Barbera, che saluto affettuosamente, tutti e due siamo scampati con delle grande salute al Covid. Vi salutiamo per la nostra prossima appuntamento con il caminetto di Adam Smith. Grazie, arrivederci. Arrivederci, grazie. Arrivederci. Ciao, grazie.